Jean-Pierre Del Bossi, Jean-Pierre della Fidano. Le colonne doriche nel porticato. Quello di nuovo di cui ho fatto fermare qua è che in questo stallo direi per un periodo di tempo ha risieduto anche la bellezza da Negri. Quindi la famiglia bianca, quindi dall'aprile del 43 all'aprile del 44, la poetessa ha soggiornato qui perché non riusciva più a sopportare i bombardamenti che per lei era uno strazio, e quindi era venuta a stare qui in compagnia della figlia e ha trovato alcune amicizie che comunque gli erano state di conforto durante questi momenti difficili. La parte significativa della sua opera in cui parla di questo soggiorno è la prosa Oltre, che è stata la prosa 8, che è stata inserita nella raccolta postuma Oltre, e alcune liriche che sono state inserite invece in una raccolta di poesia che si intitola Fonza Moris. Successivamente lei si era trasferita a Parma, a Villa Pasolini, solo che a un certo punto si era riempita di tanti sfollati che, come lei, cercavano di sfuggire ai bombardamenti, e lei a quel punto decide di fare ritorno di nuovo a Bollate dalla figlia. Morirà nel gennaio del 45 a Milano. Successivamente viene apposta qui una targa per ricordare il suo soggiorno. Da quello che ha scritto sappiamo che per lei il soggiorno qui è stato particolarmente piacevole nonostante la situazione fosse comunque drammatica. Lei parla della pace, della quiete di questo posto, dice che si respira l'atmosfera da convento, nel senso che lei, osservando i finestroni molto alti che sono caratteristici di questo palazzo, si immaginava la pace silenziosa del convento. Le piaceva stare qui nell'orto, da cui il titolo della sua prosa, e dice che non si immaginava quanta serenità potesse dare possedere un piccolo orto per i bisogni della casa. Questa corte ci restituisce anche quello che era un po' l'aspetto di Bollate fino a pochi decenni fa, cioè quella di una cittadina tranquilla dedicata prevalentemente alle attività agricole. Infatti possiamo vedere che oltre questo ingresso c'è un altro che dà su un'altra corte, quindi tutte le corti comunicanti fra di loro, o comunque poi con l'apertura verso i campi aperti. Quindi diciamo che Ada Negri ci dà questa cartolina di Bollate come un posto tranquillo dove lei avrebbe amato stare.